segnale di Gordon proviene da dietro questa saracinesca. Devo raggiungerlo. Cos'è questa roba? Polline? Là fuori c'è un esercito e non l'hanno ancora ucciso. Con la carica elettrica remota posso alimentare o disattivare i generatori. Il cavaliere è scomparso. Nessuno ne sa più nulla. Vai nell'ascensore! Sai, quando verrà a liberarmi avrai bisogno di molti più uomini. Entra subito, servirà anche a te una sedia a rotelle. Attenzione, Batman sta arrivando! Perché mai ci servono altri uomini? Lui è uno solo. Su una saracinesca, ora! Il capo vuole la porta aperta. Ma Batman non l'aveva fatto fuori insieme al blindato? Pare di no. Alziamo questa saracinesca. La porta si apre. Pronti? Per ammazzare animali qua di è arrivato. È la sua auto! Preparati. Ma che diavolo di corazza è quella? Batman è arrivato prima del previsto. Bloccate gli ascensori e trovatelo. Ti illudi ancora di essere il salvatore di Gotham? Presto il mondo ti vedrà per ciò che sei in realtà, un inganno, una falsa speranza in un mondo di sofferenza e dolore. Se ti può consolare, scommetto che Crane ha già messo fine alle sofferenze del vecchio Jim. Non che gli resti nulla da temere, ora che gli hanno spedito la sua tenera ragazzina in paradiso.
Generatore è collegato alla corrente principale. L'unico modo per spegnerlo è sovraccaricarlo. Mi stavo chiedendo, dove vanno i supercriminali dopo aver subito una batosta? Io non lo so, visto che non mi hai mai battuto. Ma credi che in questo momento il cavaliere di Arkham sia seduto al bancone di una qualche bettola tutto preso a cercare di bere whisky da due soldi attraverso la maschera? Sembrava un... Che diavolo è quello? È Batman, sta... Cosa diavolo sta facendo? Quante altre ossa spezzerai? Quante vite distruggerai nel nome della tua rozza giustizia? Siamo tutti il prodotto delle nostre paure. Ti guardo e vedo un uomo nato dalla violenza e dall'oscurità. Non c'è energia, non funzionerà. Ha detto che saresti venuto per il generatore. Cosa rinuncerai? Ecco il generatore che alimenta la seconda ventola. Devo solo trovare il modo di raggiungerlo. Sei pronto a far morire la tua leggenda? L'ascensore non può andare oltre. Devo trovare un modo per superare l'ostacolo che blocca il pozzo. Attivare l'ascensore è troppo pericoloso da qui.
L'ascensore non può andare oltre. Silenzio. Ok. Questo briefing è per ricordarvi tutte le tattiche adottate dal nostro bersaglio Emma. Cioè Batman. Guardate qui. Attenzione. Immaginate di premere il grilletto e di fargli un buco dentro. E adesso dimenticate... Il loro capo indossa un giubbotto esplosivo. Devo neutralizzarlo per primo. Se gli sparate lì, gli state facendo un favore. E noi non siamo... Lo ripeto, noi non siamo qui per aiutarlo. L'addestramento, concepito dal cavaliere di Arkham in persona, ci dà un vantaggio tattico. Questi tizi hanno più scorte di armi del pinguino. Stai pensando quello che penso io? Quella cassa di armi ti sta praticamente pregando di manometterla. Non ho paura di Batman. Mettimelo davanti, gli stacco la testa. E questo è il motivo per cui fallirete. Non vi attaccherà frontalmente. Vi studierà dalle ombre e quando farete un errore, lui sarà pronto. Non posso usare gadget che allarmino i soldati prima di innescare il giubbotto esplosivo del capo. A me non potrebbe mai avvicinarsi. Quel gadget rivelerà ai soldati la mia presenza. Usandolo rivelerò ai soldati la mia presenza. Per provare la sua nuova arma nella guerra contro Batman. Quel giubbotto... Cos'è? Antiproiettile? E a che cosa servirebbe contro un uomo che non usa armi da fuoco? No, amico. Questo giubbotto offre una protezione del tutto diversa. Che tipo di protezione? Se perdo i sensi mentre indosso questa bellezza, salta in aria. Indossi un giubbotto da kamikaze? Tu sei pazzo! Non ci arrivi. Batman non uccide, nemmeno indirettamente. Con questa addosso, piagnone pacifista non può sfiorarmi. Non riuscirebbe a vivere con il rimorso. Allora che ve ne pare, signorine? Io scommetto su Batman, ma bisogna dire che non sono certo imparziale. Carica! Prendetelo! Nullo! Trovo a terra, ha un braccio rotto! Forza, amico, tirate su! Ragazzi hanno davvero imparato la lezioncina. Dove credi che trovino tante informazioni? Che sia stata Barbara? Oh, questi tuoi alleatucoli, basta un pochetto di tortura e cedono subito. Vi prego, non ne posso più, vi dirò tutti i segreti di Batman. Dovrei seguire il segnalatore di Gordon. Gordon è proprio dietro quella parete. Mi servirà la Batmobile per distruggerla e raggiungerlo.
Se riuscissi a posizionare l'auto in cima alla trivella, potrei abbassarla fino a questo livello. Il commissario si fidava di te per proteggere questa città e la sua famiglia. Puoi ancora fare ammenda per il tuo fallimento? Controllare il tuo destino? Le risposte ti aspettano, Batman. E anch'io. Seconda ventola disattivata, ora devo calare la Batmobile su quella trivella. Il verricello non mi condurrà oltre. La trivella non riesce ad andare oltre.